quello che è il bilancio energetico con le relative procedure scritte nelle linee guida che vi ho detto, sono più che una legge, sono un documento tecnico applicato e nelle quali si dice proprio come si può certificare in maniera molto molto semplice, perché una delle prime cose che bisogna chiarire è che la certificazione, o meglio ancora, il numero che viene fuori dalla certificazione può avere diversi livelli di accuratezza. Significa che ci può essere un numero che è molto molto vicino alla realtà dei fatti e un numero che è calcolato in condizioni standard. Tutto quello che vi ha fatto vedere Camillo, quindi la termoflussimetria, la termografia e quant'altro, rientra in quello che fra un po' vi faccio vedere chiameremo tailoring rating, cioè la possibilità che si ha di fare il tailoring sub in inglese, di fare il vestito su misura. È chiaro che tutto quello, quindi termografia, termoflussimetria, indagini accurate, ha un costo. E questo costo uno lo sopporta o lo è pronto a sostenerlo se ce n'è la reale necessità o se serve nella realtà veramente. Andiamo con ordine e per capire velocemente da dove ci sarebbero tutta una serie di richiami che a questo punto poi faremo in altra occasione, ma ti dico solo tre cose, queste tre. Cioè la direttiva europea, dopo che è stata scritta come disciplina giuridica, ha determinato un mandato al CEN. Il CEN è il Comitato Europeo degli Enti Normatori Nazionali, ovvero è quello in cui ci sta l'UNI, il DIN, l'ANFOR, tutti i comitati nazionali si riuniscono e si mettono insieme e danno origine al CEN. Quindi la direttiva dice: io voglio fare questo, ma come? È stato dato mandato al CEN di far capire e di stilare tutta una serie di norme da cui derivano poi le norme attuali nazionali, tra cui quella sicuramente che conoscete, la UNI 11300, per ottenere una procedura standardizzata di certificazione energetica. E badate, questa attività è durata svariati anni ed è il motivo, poi uno dei motivi per cui ci hanno dato un po' di tempo per metterci a norma, ci hanno dato circa 6 anni e 9 per alcuni aspetti per recepire tutta questa direttiva. Quello che volevano fare, l'abbiamo detto, il rendimento energetico integrato degli edifici, la certificazione degli edifici e l'ispezione periodica degli impianti. Eccolo, il CEN e il mandato, solo per curiosità, era l'M343. Su questo andiamo veloce, anche su questo, anche se qui, no, su questo qualcosina la dobbiamo dire. Allora, questo flowchart ci dice tutti i passaggi che si devono fare per certificare. Bisogna cioè capire c'è una parte di giù in cui vengono utilizzate tutta una serie di norme che si chiamano norme di supporto. Sono tutte le norme che servono per determinare la traslittanza, i cambi d'aria di cui parlava Camillo e così via. Tutto un pacchetto di norme che sta sotto, che servono a fare che cosa? A caratterizzare l'edificio, a dire cioè nel bilancio quanto perde. È un po' come il discorso di dare a Cesare quel che è di Cesare, è così. La certificazione è uguale, ci sta l'edificio e ci sta l'impianto. La prestazione finale è colpa, tra virgolette, o è merito, dipende sia dell'edificio che dell'impianto. In questa prima parte, e con tutte queste norme, si calcola quella dell'edificio. Ed è importantissimo, perché Camillo poi ci ha dato veloce, perché, ma nel certificato si scrive anche l'EPI,
cioè prestazione energetica invernale dell'involucro, a prescindere da quali siano gli impianti che ci abbiamo messo o che abbiamo. Quando sono arrivato a questo livello ho calcolato l'energia netta, l'energia quindi che serve all'edificio a prescindere da tutto. Guarda, l'edificio è poco isolato, quindi disperde tanto. Questo è il concetto. Poi, attraverso tutta un'altra serie di normative, si va a calcolare quella che è l'energia erogata o venduta, che noi in Italia confondiamo con l'energia primaria. Questo è ciò che ve lo volevo dire. Cioè, la direttiva europea, questo infatti è tratto dal mandato M343 dell'Umbrella Dogmet di quel mandato. E che cosa dice l'Europa? Quando noi andiamo a calcolare i metri cubi di metano che arrivano sotto casa nostra e li computiamo, in Italia diciamo quella è energia primaria. Quella non è energia primaria, perché a meno che io non abbia un pozzo di metano, un sistema di estrazione sotto casa, cosa che non è in generale, per arrivare sotto casa mia il metano necessita di energia. L'Europa vorrebbe che quell'energia, attraverso dei fattori di conversione, fosse portata in energia primaria. Le norme 11.300 prevedono questi fattori, però per adesso sono unitari. Quindi, per essere chiari e fino in fondo, noi non calcoliamo energia primaria, seppur sul certificato energetico c'è scritto che è energia primaria. Lo facciamo solo in un caso, lo facciamo già dai tempi dell'università, della 373 e della 91, per l'energia elettrica, in cui ritorniamo in centrale, c'è un fattore di conversione che ci fa tornare in centrale, ed è l'unico caso in cui si fa. Però è importante distinguere energia netta e energia erogata, e che l'energia erogata noi la andiamo a mettere nello schemino che vi ho fatto vedere come energia primaria, ma non lo è. Qui sì, una delle norme principali europee, qui discendono svariate altre norme poi italiane, è questa, la EN15603. Questa specifica un metodo, soprattutto per gli edifici esistenti, ma applicabile anche ai nuovi, in cui si vanno a dare due definizioni, cioè la valutazione di esercizio e la valutazione di calcolo. È un po' quello il primo punto da cui siamo partiti, cioè quello che vi stavo dicendo. La certificazione è tanto più accurata quanto più accurati sono i parametri che vado a mettere nella procedura di calcolo. Questa accuratezza, chiaramente, bisogna valutare se conviene o meno farla, e questa norma e le successive europee, questo lo faccio vedere dopo anche questo, e veniamo al bilancio. Il bilancio, questo è quello che l'Europa voleva, questo è il bilancio energetico. Come ci si orienta in questo marasma? Guardando il punto 4, che è l'energia erogata, quello che vi ho detto prima. Sotto casa nostra arrivano dei vettori energetici, qual è l'energia elettrica, e arrivano delle fonti che noi chiamiamo primarie, ma sostanzialmente sono dei metano, è gasolio, è carbone, in Europa ne usano ancora parecchio, e così via. Quello che l'Europa voleva sul certificato è il punto 7, quello che vi dicevo prima, quindi tutti i passaggi per ritornare all'energia primaria. Dal punto 4 cosa abbiamo? Che togliendo, diciamo, quelli che sono gli apporti gratuiti e quelli che sono tutti gli apporti interni, otteniamo il punto 3, che è l'energia netta che vi facevo vedere prima. Questa energia netta, il punto 3, a prescindere da tutto quello che ci sta dietro, deve essere coperto. Questo è il concetto del bilancio energetico. Cioè io ho un qualcosa che dipende dall'edificio, è qualcosa, quello in violetto, diciamo, viola, non è chiaro, lilla, è un qualcosa che è coperto dagli impianti. Questo è il concetto.
come si passa da un punto a poi a scendere a tutti gli altri? Beh, si parte da uno, cioè si parte da tutte le dispersioni per ventilazione, per trasmissione, per tutte le dispersioni possibili e immaginabili. Si sottraggono gli apporti e si ottiene l'energia netta. Questa sarà coperta da certi impianti, i quali nella accensione più classica hanno delle perdite. Ma guardate bene, questo diagramma non è sempre quello vero, perché se ci fosse una pompa di calore, per esempio geotermica, ma anche ad aria, l'energia che io vado a consumare può essere inferiore a quella del richiesta dall'edificio, perché c'è la parte di energia rinnovabile, l'energia aerotermica, l'energia geotermica, che ci aiuta a compensare il fattore energetico dell'edificio. Questo quindi, diciamo, in generale, due parole sul bilancio. Poi chiaramente ci sono tutti i contributi da eventuali fonti rinnovabili e così via. Quindi lo specchietto è questo: la direttiva mandata al CEN, normativa tecnica europea, tutto un mare di norme, quindi con il ricevimento da parte del CEN, e poi la normativa tecnica nazionale, la quale fa il pareggio e rientra nella legislazione nazionale. Uno come recepimento giuridico della direttiva, l'altro come recepimento tecnico della direttiva. Da questo lato è l'EPBD, da qui è la direttiva 2020. Qui ancora lo stesso discorso, cioè avete quasi la maggior parte dell'elenco delle norme con specificato dove si calcola l'energia netta e dove si calcola l'energia idrovata. Bilancio con due frecce, il concetto è lo stesso, semplicemente qui scendiamo più nel dettaglio e si esplicitano i termini e si mettono insieme i quattro rendimenti che poi si vanno a calcolare. Perché due frecce? Perché se state calcolando nel bilancio energetico andate da sinistra a destra, sempre, cioè parto dalle dispersioni e arrivo in Italia qui, in Europa qui. Invece l'altra freccia, per dire che energeticamente le trasformazioni energetiche vanno da destra a sinistra, perché io è qui che ho energia primaria, è qui che ho energia elettrica ed è qui che avrò energia termica a diversi livelli con tutte le altre perdite. Quindi se calcolo questa freccia, se guardo le trasformazioni, quest'altra. Dove vanno poi questi numeri? Allora, l'energia netta abbiamo detto che era questa, se vi ricordate. Indice involucro, EPI involucro. Lui ci è andato veloce, però noi due parole le possiamo dare. L'energia erogata e non la primaria, seppur questo la stai chiamando primaria, ma in realtà non lo è, non è energia primaria, se non per l'energia elettrica, vanno qui. Uno per l'indice di prestazione invernale, l'altro per l'acqua calda sanitaria. E questa è la cosa, una delle cose su cui dobbiamo soffermarci necessariamente, perché nella norma UNITS 11.300 parte 1, che discende dalla 13.790, si parla appunto di una serie di tipi di valutazioni. Come possono essere? Di progetto, in inglese design rating. Quindi io sto facendo una valutazione energetica di progetto, significa che sono il direttore dei lavori che deve redigere l'AQE. Uso questa valutazione, ho un uso standard, il clima standard, e l'edificio in progetto, oppure l'edificio come realizzato, quindi lo si può interpretare come si può. Questa quindi è una tipologia di valutazione. Poi c'è un'altra, la standard, che in questo caso come in qualità di direttore dei lavori, standard dell'edificio reale, oppure standard l'edificio reale come ai fini della compravendita, si può utilizzare questa. Oppure la più onerosa, perché comporta sia per i tecnici che per i proprietari di casa chiaramente degli investimenti di natura diversa, è quella
adattata all'utenza, il salto che fa il vestito. Quindi in questo caso noi possiamo utilizzare un uso che è l'uso reale dell'edificio, se il proprietario ce lo comunica, sia in fase di progetto che in fase di utilizzo, quante ore lo utilizza, noi usiamo quelle ore. Il clima, possiamo avere dei dati che non sono standard, ma li possiamo prelevare da stazioni meteorologiche. E l'edificio chiaramente è quello reale, con tutto quello che vi ha detto già Camillo, questo sia in fase di progetto che in fase di esecuzione. Chiaramente, se stiamo facendo il conto di una, che vi devo dire io, un conto di efficienza energetica, è chiaro che non si può usare questa, dovremo per forza usare questa, perché a quello, al proprietario gliene frega poco se in condizioni standard rientra di capitale dopo 5 anni. Gliene frega in condizioni di reale utilizzo, di come usa lui l'edificio dopo quanto tempo rientra. Quindi, però, bisogna chiaramente capire sulla base dell'esperienza dove mettersi in questi tipi di valutazioni, perché altrimenti si rischia di intraprendere la strada del bilancio energetico tra i dati e tutto il resto molto più preoccupante o onerosa senza alcun motivo. Il decreto, le finalità le saltiamo, campi di applicazione, finalità, campo di applicazione, questo me l'ha detto il notaio, non rientra in un box e comunque lo tenete scritto. Prestazione energetica, come si calcola? Le linee guida nell'allegato A dicono che la prestazione deve essere una prestazione globale, perché così diceva la norma EN15603. Che significa? Prestazione somma di EPI, prestazione energetica, dove EPI non sta per energia primaria, ma è prestazione energetica. Prestazione energetica invernale dell'acqua calda sanitaria, estiva e per l'illuminazione. Di fatto questi due termini non sono partiti perché sono state pubblicate la norma UNI 11.300 parte 1, parte 2 e parte 3. La parte 3 riguarderebbe questa parte, ma non è stato nelle linee guida specificato emesso un altro decreto attuativo che ci dica come contemplarla ai fini delle classi energetiche, perché poi dopo averla completata, dopo averla calcolata questa prestazione, noi la dobbiamo confrontare per sapere in quale classe andiamo. Se non ci dicono questo termine quanto pesa in quelle classi, noi non possiamo confrontarla pur sapendola calcolata, per cui attualmente non si usa. Per l'illuminazione ancora non se ne ha traccia. Più o meno quella che vi stavo, infatti con uno più atti successivi quello che ho. Quali sono le metodologie di calcolo allora? Il progetto, ne abbiamo parlato, da rilievo sull'edificio o standard, è quella praticamente più utilizzata. Però ci sono tre step, 1, 2 e 3, numerati proprio così, li trovate sulle linee guida, I, doppia I e tripla I. La prima è la diagnosi energetica vera e propria, cioè si fanno anche rilievi strumentali, è la più onerosa. La seconda si può andare per analogia costruttiva o per altro, o sistemi o abachi, addirittura la 11.300 ce ne ha, oppure la più semplice su rilievi tipologici, geometrici e così impiantistici. Quindi molto molto più, passando dalla I alla tripla I, sono molto meno accurato nei dati di. Questo che cosa significa? Che sono messi insieme, ma questo ve lo faccio vedere qui così è più chiaro, diciamo. Ci sono tre metodi per calcolare la prestazione energetica. Il metodo semplificato, che è quello che vediamo oggi, fino a 1000 metri quadrati. Il metodo DOCET, che vale per edifici esistenti fino a 3000 metri quadrati e che poi comunque si basa sulle UNI 11.300 e le UNI TS 11.300. Che sono le norme che tutti i software dovrebbero avere all'interno precalcolate e che consentono di certificare qualunque tipo di edificio. Quindi questi sono i tre step. È chiaro che se sto facendo la diagnosi energetica, questo metodo, come vi faccio vedere fra un po', non lo posso proprio usare. Non lo posso fisicamente usare.
la prestazione estiva, vabbè, lo sfasamento. Ok, andiamo alle classi. Come si calcolano le classi? Giusto per capire. Nel decreto 192 era riportato il limite della prestazione energetica per le PI limite invernale. Loro hanno preso le PI del limite del 2010 e hanno detto che l'ennesima classe sarà questo EPI limite per un coefficiente. Poi hanno pigliato un valore stimato di energia per l'acqua calda sanitaria e hanno fatto la stessa cosa per questi due, a chiacchiere, perché queste parti non ce le hanno date. A noi la certificazione adesso si ferma fino all'energia per acqua calda sanitaria, quindi la somma dei primi due termini. E quindi da dove vengono questi limiti? Niente, è una stima che loro hanno fatto. E che cosa dicono però? Dicono che tutti gli edifici nuovi oggi devono stare quando meno in classe C. Lo vediamo qua. Perché l'EP limite 2010 con coefficiente 1, cioè giusto quello, sta in classe C. Quindi siamo tra 0,75 e 1. Questo è per l'acqua calda sanitaria. E poi si passa dalla classe A più a 0,25 alla classe G 2,50 e B limite 2010. Questa è la classificazione. Questa è la classificazione globale, per la prestazione globale, non solo quella invernale. Problema. Come si calcola l'EPI limite? Qui ci dovremmo un po' dilungare, ma non abbiamo tempo e allora si va veloce. L'EPI limite si calcola con una doppia interpolazione tra i gradi giorno, ogni sapete che il territorio italiano è suddiviso in comune dal 412, in 6 zone. Si passa dalla zona climatica A alla zona climatica F. La maggior parte dei comuni sono in zona C e D e si fa una doppia interpolazione, per esempio se prendiamo la zona E, una doppia interpolazione tra i gradi giorno e il rapporto di forma, S su V. Che cos'è? S su V è un parametro di trasmissione del calore fondamentale. Andrebbe trattato molto approfonditamente, però il concetto è: quanto più grande è questo rapporto, significa che ho S è la superficie disperdente che raccoglie un volume riscaldato. È il motivo, per dirla semplicemente, senza formule, senza cose, è il motivo per cui gli eschimesi vivono in igloo fatti a semisfera, perché la sfera ha il maggior volume possibile con la minore superficie disperdente possibile, cioè ha l'S su V più piccolo a pari volume. E siccome quando stai a meno 50, anche senza trasmissione del calore, avere meno 10 o meno 20 dentro, la differenza si sente, ecco perché loro hanno costruito questo. Quindi si calcola con doppia interpolazione da una parte e dall'altra. E qui sorge un problema che è bene chiarire immediatamente. Il problema è questo: se vi fate una simulazione con S su V 0,3, 0,5, 0,7, l'EPI limite che ne viene fuori una volta è 48,4 kWh a metro quadro all'anno, per 0,5 è 65,7, per 0,7 è 83,1. Cioè significa che più un edificio ha un S su V alto e più la legge gli consente di disperdere di più, come guardando l'EPI limite. Chiaro fino adesso? E il perché è perché l'hanno scritto loro: più è alto e più può consumare. Perché se confrontiamo 0,2, 46, dov'è? Zona E, 34, 46, 88, 116, è più alto. E l'hanno deciso loro. Il problema è che, avendo legato la classificazione energetica all'EPI limite, significa che per stare in classe C, uno che ha un S su Q 0,3 deve avere almeno 48,4, uno che ha 0,5 almeno 65,7 e uno addirittura 83, quasi il doppio di questo. Morale, e questo sarà un problema dal 1 gennaio 2012 a farlo capire poi alle persone, alla signora Maria, infatti pure il notario, mi dispiace che è andato via, ma ci sarà riportata la classe energetica sugli annunci immobiliari, significa un cavolo.
se a fianco alla classe energetica non c'è il numero, perché dipenderà dall'S su V. Quindi, per capirci, questo edificio rispetto a quello di sopra, che disperde anche verso giù, ha ipoteticamente un S su V, in maniera banale, un S su V più grande di quello di sopra. Quindi sta qua. Che questo risulti in classe B non significa assolutamente niente, perché potrebbe consumare più di uno che sta in classe C al piano di sopra. Non so se sono stato chiaro. Cioè, dal primo gennaio succederanno macelli, ma veramente macelli, perché la signora Maria chiederà l'edificio in classe A, ma quale? Quella con S su V03, 05 o 03? Questa, diciamo, è una grande pecca di questo sistema di classificazione, ed è giusto dircela perché può portare delle grosse difficoltà. Quindi è chiaro il concetto. Ripetiamo il linee guida, metodo semplificato. Velocissimamente si applica per edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 metri quadri, ed è praticamente la base di ogni di tutti i metodi. Che questo metodo, che legalmente non si può applicare per edifici più complicati, è però il più semplice, con il quale uno si può fare due conti per capire più o meno dove sarà nella classe energetica, o comunque per avere idea, senza software, perché poi il software bisogna sempre capire che cosa fa. Come si fa? Bisogna calcolare il fabbisogno di energia termica dell'edificio. Questo sarebbe l'EPI dell'involucro. Dividerlo per l'area del pavimento e dividere netta del pavimento per il rendimento globale medio stagionale. Tutto sta quindi nel calcolo di questo termine e nel calcolo di questo termine. La legge ci dice, cioè le linee guida riportano precisamente questa espressione, dove che cosa c'è? Ci sono i due coefficienti di scambio termico per trasmissione e ventilazione. I gradi giorno, che sono un indice di quanto è fredda una località. Più alto è il numero di gradi giorno, più fredda è quella località. 0.024, qui vi dicevo, questa non può essere mai utilizzata in condizioni di Taylor. Perché? Perché 0.024, che è un coefficiente, che cosa rappresenta? Stanno 24. Perché ci sono 24? Perché in un giorno ci sono 24 ore. Cioè, la prestazione energetica che viene fuori da questo calcolo è come se fosse che l'impianto è acceso per 24 ore. E perché lo hanno fatto? Perché devono poter confrontare i due edifici. Cioè, più che essere interessati alla prestazione energetica in senso assoluto, la tailoring, che abbiamo detto prima, sono interessati a vedere, dice, ma nel confronto tra i due edifici qual è che consuma di meno? Perché a me non interessa il numero precisissimo spaccato per quante ore tu lo utilizzi, mi interessa globalmente confrontarli. Quindi questo metodo, perciò questo metodo non potrà mai essere utilizzato nel caso di valutazione tecnica. E quando faremo approfondimenti con eventuali altri corsi, vi farò vedere che nelle 11.300 c'è proprio specificato e esplicitato il tempo T, per cui uno in quella formula T può mettere quante ore vuole e può usare la tipologia Taylor. Qui trovate tutte le espressioni, e il bilancio è semplice, perché qua è quello che sto perdendo dall'edificio meno quello che guadagno, pesato con un coefficiente, perché non tutto quello che mi entra riesco ad utilizzare. Facendo questi conti e andando a prendere i coefficienti globali di scambio termico, il volume, gli apporti solari e quant'altro, gli apporti interni, i rendimenti, e qui avete tutti i rendimenti possibili, i riferimenti sulle norme UNI dove andarli a prendere, ottenete la prestazione energetica.
i vari prospetti con i vari coefficienti che vi servono per il calcolo della prestazione energetica. Vi dico solo una cosa su questo, per esempio, questo è il coefficiente correttivo di un pavimento su un spario reale. Cioè sta dicendo, questo coefficiente che dice? Dice, guarda, se tu hai un pavimento, supponiamo che questo soffitto stia verso l'esterno, trasmette in un certo modo. Se invece questo soffitto sta sul spario areato, è l'80% di quanto disperdeva verso l'esterno. Se sta contro terra è il 40%. Cioè praticamente, se noi ci mettiamo l'aria, e molti tecnici amano fare questi spari areati sotto il primo solaio, è peggio che se non, termicamente parlando, è peggio che se non stia per terra. Il motivo è semplice. Io vengo da Bisaccia, cioè c'è neve. Quando nei punti, il primo punto in cui la neve si attacca a terra è sul ponte, perché è freddo da sotto e da sopra. La strada, il congiungimento con la strada che sta vicino, ancora non si è attaccata a terra perché ancora non ha avuto modo. Poi chiaramente quando neviga peggio e si raffredda tutto, però è indice del fatto di questa differenza. Quindi attenzione anche in fase progettuale, perché poi un pavimento che sta per tutta la casa pesa il 40% di più, quindi è abbastanza grosso come. E con questo io dico che ci possiamo fermare, perché sennò vi...